Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Show, puntata pazza, puntata speciale. Allora, siamo alla festa di Marco Tizza. Allora, dopo l'uscita di domenica mountain biker, abbiamo voluto replicare a tavola, e quindi serata speciale fans club, quindi tutti i tifosi, un po' di ospiti, un po' di amici. Andrea Schiavone, ciao Andrea. Ciao Danilo, ormai ultimamente siamo sempre insieme, per fortuna direi, perché era un po' che non ci vedevamo. Stasera altra grande festa. Seguitici perché mi ha distratto lui, eh. Ah, vi siete messi di qua. Allora, il festeggiato è arrivato. Ciao Marco. Allora, fans club, d'inverno ci si rilassa, si toglie un po' di stress. Si toglie stress, ma è impegnativo organizzare una cosa così. Meno fatica in bici. Meno fatica in bici, però fa niente, è la giornata di festa, l'importante è che la gente si diverte. Allora, intanto hai recuperato da domenica mountain bike. Ma senti, bene, questo è il clima. È arrivato mio fratello. Arrivo direttamente dal Belgio. Allora, questo sembra il motore mio domenica quando sei grippato, sembrava. Diciamo come. Ci siamo divertiti anche domenica in mountain. Chi non ha visto la puntata se la deve andare a rivedere. Oggi dai, oggi è la giornata di festa. Beh, intanto grazie di averci ospitato. Ci vediamo durante la serata, dai. Sì, ancora è lunga, è appena iniziata. Ci vediamo dopo. Bevete. Andrea, questo è il ciclismo. Ma vedendo un po' le urla, calcolando che il vino non ho appena aperto, mi preoccupa il dopo, quindi seguiteci perché si sarà da ridere. Mi sembrava veramente il mio motorino quando mi grippava i tempi, quindi va bene. Domenica sono andato vicino proprio. Bene, dai, noi continuiamo la serata e ci vediamo dopo. Siamo col primo allenatore di Marco Tizza e voglio chiedere a lui un po' gli inizi di Marco, come l'ha conosciuto, com'era Marco prima, e raccontarci un po' il suo trascorso e come vede Marco in questo momento. Allora, Marco, quando l'ho conosciuto, era un ragazzino che era già un numero uno per gli altri compagni, era il loro riferimento.
e devo dire che fin da allora si vedeva già la marcia in più che aveva, ed era una marcia mentale in più, non si poteva parlare di potenza, di altro. Lui arrivava ultimo alla punzonatura, scusa, bicicletta in alto, e passava davanti a tutti. Queste cose uno o le ha nel sangue o non gliele si può insegnare. Direi che non è cambiato Marco, quindi. Assolutamente no. E devo dire che ci sono due vittorie che lui ha fatto nella sua carriera. Una da esordiente, secondo anno, quando ha vinto a Karate Varesino, una salita in finale durissima. Erano via in quattro in fuga, li ha raggiunti all'ultimo giro e li ha staccati sull'ultima salita. Una salita durissima, è arrivato lì moribondo. Nei Pirenei ha fatto la stessa identica vittoria, staccando gli spagnoli. È arrivato proprio in salita, la striscia d'arrivo era in salita, e lui, proprio sforzandosi al massimo, dando tutto, ha vinto esattamente allo stesso modo. Questo 15 anni dopo. Beh Marco, bellissime parole, mi emoziono io a sentirlo, quindi non oso pensare a te cosa puoi provare in questo momento, e se vuoi rispondere al tuo primo allenatore e ringraziarlo un po' per quello che ha fatto per te. Che dire, lui mi ha insegnato tanto, io con quello scooter lui ci portava in giro tutti i giorni, e io quello scooter glielo volevo spaccare, ma io quell'anno lì ho vinto 13 corse e gli devo dire solo grazie. Alla fine ci siamo divertiti, rimarrà sempre dentro di me. Comunque il suo modo sempre divertente di Marco è rimasto da ragazzino ancora ad oggi, è quello, però è un grande professionista, io so come si allena, nel suo modo scherzoso penso che sia uno degli atleti seri, sa quello che fa, sa allenarsi bene, tanto sacrificio, quindi scherza ma sa anche fare colori in maniera seria. Sicuramente, ma un'altra qualità meravigliosa che ha è quella di essere un trascinatore. Noi abbiamo fatto una cosa spettacolare una volta a Vertova, in casa della Pagnoncelli con la maglia della Polisportiva, dove abbiamo fatto primo, secondo, quarto e decimo. Ma il decimo non è tanto il primo e il secondo, perché lui ha vinto giustamente, è arrivato secondo, quello che era appena meno forte di lui, ma soprattutto il decimo, che ha finito quella corsa lì, ne ha finite altre quattro in tutta la... No, è un paracarro veramente, però lui con il suo incitamento è riuscito a farlo reagire in corsa nel momento di crisi e l'ha portato a piazzarsi. Bene, abbiamo fatto man bassa in casa degli avversari. Già trascinatore, vediamo la gente che c'è qua oggi, quindi anche oggi ci ha riuscito a trascinare qua tante persone, tanti tifosi, tanti amici. Grande Marco, diciamo per te in bocca al lupo per il 2024. Ma io ringrazio tutti, sono i miei ex massaggiatori, ex meccanici, di presidenti di squadre passate dove si sono sempre trovati bene con me, amici con cui esco tutti i giorni, sia in bici che magari a bere un aperitivo. Io li ringrazio tutti, si vede che gli sto tanto a cuore e li ringrazio che sono venuti qua. Ora, so che lui non vuole, perché ci messaggiamo spesso, sente una corsa che si chiama Coppa Agostoni e io gli scrivo sempre: stai tranquillo, è una corsa uguale alle altre. Non mi sta sentendo, aspettiamo la Coppa Agostoni 2024.
Intanto qui incontriamo un grande Micio Miceli, ragazzi, allora com'è? Intanto Marco Tizza insomma ha iniziato a correre seguendomi, no? Guardandomi in televisione, lui è di Nova Milanese. A me piace moltissimo la pelle d'oca, però un ragazzo sempre allegro, molto ma molto molto professionale, anche di più di quello che si evade dal suo atteggiamento, che è sempre un po' sorridente, ma è molto serio e mi fa piacere, sono qui per lui, siamo tutti qui per lui. Il bello del ciclismo, i ciclisti, corriamo tanti anni di gare, però quando ci si trova anche a festeggiare la fine stagione con i propri fans, i propri tifosi. Beh, sono qua, stavolta sono io che faccio da gregario per lui, è la sua festa e sono venuto a onorare la sua festa e il suo fans in club, ma sono veramente onorato di essere qua perché è un ragazzo che merita veramente tanto, tanto. I tuoi anni hai menato, hai corso, hai vissuto. Il ciclismo è bello perché la gente ama i corridori. Ama i corridori, tutta gente semplice, gente di fatica, gente umile, gente da compagnia, scansonata. E poi purtroppo il ciclismo ti richiede uno sforzo mentale e fisico che non ha uguali. Io grazie anche all'esperienza del ciclismo riesco ad avere molta energia in azienda, ho creato delle aziende e devo ringraziare sempre il mio ciclismo. Lì mi hai rubato la seconda domanda che volevo farti, perché si lega sempre, sei ciclista, ti ricordi, una volta sono arrivato numero uno, però i ciclisti soffrono, fa fatica e sono anche imprenditori. Tu sei diventato un grande imprenditore. E io grazie a Dio mi sono riciclato usando sempre la tecnica del ciclismo, a letto presto, la mattina alle 5:30 in magazzino e ce l'abbiamo fatta, in parte, per carità. Nel mio ce l'ho fatta, sì. E qui stasera grande Marco Tizza. Sì, come guarda, lo ripeto davanti a lui, ma non so se guarderà poi questa intervista, è un ragazzo veramente, ha un atteggiamento sempre allegro, ma molto molto professionale, più di quanto si vede nei suoi occhi e nel suo sguardo. Stavolta sono io che faccio da gregare a lui, sono veramente onorato, emozionato, adesso mi sto anche emozionando qui a stare accanto a lui, ma davvero, perché fa un sacco di sacrifici e poi correre professionisti a 31 anni non è da tutti. Marco, adesso devi fare questo prossimo 2024 anno d'oro, dai. Speriamo di andare dai bene. Ringrazio il Micio per le belle parole. Cercheremo di vincere anche, adesso bisogna anche vincere. Bisogna vincere. Ho vinto due gare minori e ora devo vincere delle gare importanti. Ringrazio il Micio per le belle parole. Lo conosco da quando sono piccolissimo, ma veramente piccolo, e mi ha sempre dato degli ottimi consigli. Io lo considero più che un amico, quando bisogno lo chiamo per qualsiasi cosa, guarda. È una grandissima persona, lo ringrazio che è venuto alla mia cena e non smetterò mai di ringraziarlo. Dicio, posso dire una cosa? Che lui ha il coraggio di attaccare, che è una cosa bella dei corridori. Beh, lui diciamo che un po' mi assomiglia, intelligente tatticamente, però lo vorrei un po' più determinato, vorrei che credesse ancora un po' più sui mezzi, nei propri mezzi, perché poi lo ciclismo non è tutto scientificità, no? Anche nella vita, per fare un'azienda non è che è tutto 2 più 2, ci vuole anche intuito, generalità, magari una fuga da lontano, perché no? Piacerebbe vederlo alzare con le braccia al cielo, arrivare con le braccia al cielo, mi piacerebbe vederlo. Secondo me lui ce la può fare se ci crede. Dai, questo è veramente un incitamento forte, dai Marco. Ma come me lo dici lui, me lo dicono anche tante altre persone. Io a volte attendo troppo, magari ho paura di usare più di quello che posso fare, però me l'hanno detto in tanti, devo usare di più. Beh, andiamo avanti con la festa, perché sennò diventiamo troppo seri qua, ragazzi. Ciao, grazie, ciao. We'll be right back.
siamo col sostenitore numero uno del Fast Club, Marco Tizza, che ci parlaci di tutti sulla luna. Parlaci un po' anche, parlaci un po' anche di ciclismo, dai, dici qualcosa su Marco. Marco, speriamo che l'anno prossimo ci porta sulla luna con una bella vittoria, ci porti, perché momentaneamente quest'anno è andata un po' così, ma sicuramente il 2024 sarà il suo anno. Prevedo almeno tre vittorie, tre. Io sinceramente spero in una vittoria di Tizza, oltre che per lui, ma per vedere te festeggiare. Sull'Agostoni, sull'Issolo! Wow! Ragazzi, appuntamento sull'Issolo, lui ci sarà, noi ci saremo, forza Marco, ti fermo per te. E andiamo! Anche ai ragazzi del Fans Club di Marco Tizza, un bacio. Ragazzi, allora finisce qui la festa di Marco Tizza Fans Club, quindi una serata divertente, una serata speciale. Durante l'inverno ci sono un po' di giornate di riposo, noi abbiamo vinto il body, è il body di Lorenzo Fortunato, quindi Lorenzo, il tuo body ce l'ho io, quindi non sei venuto a pedalare con noi, con la mountain bike, però ti aspettiamo alla prossima, il tuo body ce l'ho, la serata finisce qui, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!